Amici sportivi, ben ritrovati in Handball Mania. Ospite nei nostri studi quest'oggi, graditissimo, il vicepresidente della FIGH Gianni Censi. Grazie presidente, grazie per aver Grazie. accolto il nostro invito approfittando di una lunga maratona consiliare, federazione che in questi giorni sta pianificando, progettando il futuro. La prossima stagione della pallamano italiana, una stagione molto importante che già a gennaio comincerà a muovere i suoi primi passi con avvenimenti importanti che insomma terranno banco tra gennaio e febbraio. Insomma, il movimento sarà chiamato a una prova forte, prima con le gare di qualificazione ai mondiali della squadra maschile, dopodiché l'Alpe Adria, un trofeo internazionale prestigioso a cui parteciperanno due club italiani, quindi le gare di Coppa Italia, le Final Eight di Coppa Italia. È un momento importante questo per la federazione di pianificazione, di progettazione del futuro. Si può già fare però un primo bilancio di quello che è stato fatto in questa prima parte di mandato, Presidente. Beh, intanto grazie per l'invito e anche i complimenti per la gestione di questa trasmissione, che è già uno dei punti su cui ci si è battuti per poter far vedere ai nostri affiliati, aderenti, appassionati che la pallamano e la federazione si danno una linea di condotta per crescere. Le attività sono molte, sicuramente come prima cosa c'è stata l'ipotesi di riorganizzare i campionati nazionali di Certo. massima serie, anche specialmente nel maschile. C'è già un piano che quest'anno Certo. terminerà appunto con la formazione degli organici per la prossima stagione. C'è tutta un'attività di coinvolgimento per la riorganizzazione anche dei campionati giovanili, ma soprattutto della filiera che porterà alla crescita dei nuovi talenti. E c'è l'attività promozionale, che anche lì è un cantiere aperto con la scuola, il A CONI. proposito di scuola, c'è anche Matteo Aldamonte che saluto, Buonasera, insomma buonasera. non l'ho fatto in Buonasera. presenza, tra poco entrerà in campo come sempre con puntualità. Matteo Aldamonte parlava di scuole, di progetto scuole, il vicepresidente della FIGH Gianni Censi. Vediamo questo servizio e poi ne discutiamo con lui direttamente in studio. Ripartire dai club, da chi la pallamano la fa, la vive e l'alimenta sul campo ogni giorno. Pallamano a scuola, il nuovo progetto d'avviamento varato dalla FIGH, già trasmesso al MIUR, il Ministero dell'Istruzione, rivolto alla diffusione dell'handball nelle scuole italiane. Ripartire dalle società sarà perciò l'elemento cardine, il filo conduttore del progetto Pallamano a scuola, perché saranno proprio i club a farsi portatori del messaggio, promotori dello sport e dunque finalmente attori di un lavoro sviluppato in piena sinergia con la federazione. All'atto pratico un percorso completamente gratuito, articolato in due fasi principali, una ovviamente sul campo sportivo, step di apprendimento della disciplina con regole semplici, intuitive, propedeutiche alla pallamano vera e propria. Altro elemento innovativo, la seconda fase del progetto, denominata Digital for Sport, è sviluppata in collaborazione con il Web Marketing Festival. In particolare, le emozioni e il divertimento legati alla pratica della pallamano saranno raccontati sul sito digitalforsport.it attraverso un laboratorio digitale volto all'educazione per un corretto utilizzo del web e dei social media da parte dei ragazzi. La pallamano al centro di un piano di rilancio complessivo a 360 gradi, un piano che nelle scuole, nei bambini e quindi nei talenti del futuro troverà il punto centrale per una rinascita che non può più attendere. La scheda di Matteo Aldamonte che ha condensato a pochi secondi quello che è il progetto, anche se vogliamo la scommessa, no? Che la nuova governance della FIGH vuole portare avanti, ritornare, perché era già presente tanti anni fa nelle scuole, ritornare con prepotenza, con importanza, con insomma, una qualificata presenza all'interno del mondo scolastico. Sì, c'è un'aspettativa molto alta su questo aspetto. Tutte le società hanno manifestato in tante occasioni di trovare una struttura, di creare un progetto, un programma che possa permettere di entrare nelle scuole per fare promozione, ma È pronto il anche con il progetto scuola, il nuovo progetto progetto. scuola è prontissimo, è stato già presentato all'ufficio competente del Ministero dell'Istruzione. È in attesa di una commissione congiunta fra CONI e MIUR, appunto, che dia questa validazione per poter poi essere accessibile a tutte le società sul territorio. Devo ringraziare molto la Commissione Nazionale Allenatori che si è prodigata per formulare un
una parte metodologica e propositiva con tante proposte proprio didattiche a riguardo sia della prima fascia scolastica che della seconda, e credo ne sia riuscito un pacchetto che molti ci possono invidiare. Perfetto, allora chiaramente la scuola è necessariamente, obbligatoriamente il serbatoio per l'attività di vertice del movimento per i massimi campionati, e cominciamo nella nostra carrellata del massimo campionato, partendo dal massimo campionato maschile, vedendo cosa è successo nello scorso fine settimana nel girone A. Le grandi fanno le grandi e nulla cambia nelle posizioni che più contano del girone A di A1 maschile, che sabato ha mandato in archivio le gare della 11ª giornata. Bolzano continua a guardare tutti dall'alto, molto dall'alto. Campione d'Italia a 22 punti, sempre 6 in più rispetto alla prima inseguitrice, il Pressano. Prestazione autorevole della squadra di Fusina in casa del Malo, ridimensionato nelle ambizioni. Dopo l'ottavo stop in 11 gare, Trieste rialza la testa e cancella lo stop della settimana scorsa per mano di Bressanone, centrando alla Palachiarbola. Un successo di grande importanza a spese dell'Appiano. Quella dei Giuliani è una vittoria fondamentale per tenere a distanza, seppur minima, Bressanone e Merano, entrambe uscite col sorriso sulle labbra dopo le trasferte in casa di Molteno e Mezzocorona. Tanta corsa ma anche tanti errori nel confronto avaro di gol fra Cassano, Magnago e Pressano. Il risultato finale 17-13 premia i trentini più cinici in avvio di ripresa nel break che decide la contesa. Migliori in campo i due portieri San Paolo e Ilic. Questa era una delle prime partite, diciamo, degli scontri diretti, ma poi alla fine sono tutti scontri diretti, perché adesso non si possono più lasciare punti, a parte forse a Bolzano. No, è vero, una prestazione un po' opaca, il risultato lo dice, risultato basso, non passiamo un bellissimo periodo, questo è vero. Oggi devo dire però che ce l'abbiamo messa tutta, che ci abbiamo provato fino in fondo. E non è bastato contro Pressano così e San Paolo in forma, non è bastato. Davvero protagonisti i due portieri, Licce e San Paolo. Possiamo dare anche uno sguardo rapido alla classifica e commentarla rapidamente con Gianni Censi, anche perché insomma il suo passato da allenatore non può essere dimenticato, insomma, nonostante la carica che ricopre ora all'interno del Consiglio federale. Che campionato e che classifica leggi tu, dall'alto della tua esperienza, Gianni? Ora parlo al tecnico, all'uomo di palestra. Ti ringrazio per gli elogi, in realtà questo è un livello che forse per colpa mia non ho mai potuto raggiungere, però io ho sempre seguito il livello del campionato della Girone A, diciamo che sta premiando Bolzano e tutto il percorso che ha fatto, diciamo percorso netto, non si può discutere. Però vedo le altre squadre molto combattive, c'è un gruppo di quattro squadre. Sì, se riproponiamo di nuovo la classifica, da Trieste che è sicuramente una sorpresa, credo. Sì, perché per molti si era indebolita, però credo che il ritorno di Giorgio Veglio in panchina abbia dato qualche stimolo in più a sti giovani, ai giovani che hanno a Trieste, per cui... Dal Veneto, giungi dal Veneto, il Malo, ecco. Malo in questo momento ha bisogno di un po' di vicinanza, vorrei dire. E, ecco, forse ci si aspettava qualcosa in più. Sì, sì. La squadra di Ghedin mi pare che... partita con molte ambizioni, certo, una squadra giovane anche a Malo. Anche se ancora tutto può succedere, sì, soprattutto sì, con tutti gli incroci di fine stagione per l'accesso al... Diciamo che il potenziale c'è, ma hanno avuto qualche infortunio, un po' di disavventure. Devono stringere i denti e cercare di salire la china. Bene, questo è il quadro completo del Girone A, comprensivo di prossimo turno. Passiamo dal Girone A al Girone B, vediamo la scheda. Pochi sussulti nell'undicesimo turno stagionale del girone B della 1 maschile. La classifica prende forma con il gruppo delle big che accenna una fuga che fa comunque solo da antipasto, prima dei piatti forti, e cioè, per intenderci, il rush finale che deciderà le qualificate alla pool playoff. Tre dei quattro risultati giunti sabato sono vittoria in trasferta, a cominciare da quella dell'Oriago Padova, che si lascia alle spalle il passo falso della settimana scorsa contro Bologna e gioca sul velluto in casa di Modena 29-20 senza repliche. Netta anche l'affermazione di
Cingoli che si gode un Arcieri sempre più protagonista, 10 gol dell'ala di origini teramane nel 31-24 sul campo del Romagna, fatica maggiormente invece Cologne che però passa sul 25-24 al Vallauri in casa del Carpi, unico successo casalingo, quello che più pesa in graduatoria è il 29-27 con cui Bologna si sbarazza di Teramo e conferma il suo primato in classifica, vittoria di squadra per gli emiliani contro un'altra diretta concorrente e aspettando la trasferta difficilissima sabato prossimo in casa del Cingoli. Siamo stati bravi a stare sopra, anzi nel secondo tempo abbiamo preso anche un buonissimo vantaggio di 6 gol, ma loro come sempre, come tutte le squadre di Teramo in generale, come tutte le squadre di Marcello Fonti, non hanno desistito un attimo, sono ritornati sotto, sono andati a meno 1 e in quel momento abbiamo fatto la differenza. Io vorrei dire, tante volte abbiamo usato parole non buonissime per il nostro giocatore croato che ha fatto qualche partita mediocre, ma oggi ci ha salvato in una situazione di emergenza. Sapevamo che a Bologna era difficile, un campo molto ostico, dovevamo assolutamente trovare continuità, o meglio, dovevamo trovare nuova verve per recuperare questa debacle in casa che abbiamo avuto contro l'Imola. Oggi a tratti ci siamo riusciti, però siamo stati ancora un po' troppo frettolosi su alcune fasi fondamentali della partita, sul meno uno abbiamo perso alcuni palloni che probabilmente avrebbero potuto cambiare le sorti di questo match. Ed allora Bologna, solitudine, Oriago che insegue la capolista. Ecco Gianni, puoi aiutarci a decodificare questo miracolo Oriago, così come da più parti è definito? Conosci bene la realtà, insomma. È praticamente di casa lì. Li conosco benissimo perché in effetti la maggior parte di questi ragazzi è stata con me qualche anno fa. Tuoi atleti? Io sono stati i miei atleti, sì. E devo dire che io ho avuto molto orgoglio di averli avuti in quel periodo e per me, cioè, mi aspettavo che potessero raggiungere qualche livello più alto di quello che c'era in quel momento. È stato secondo me un grande successo della pazienza dei dirigenti di cercare di raggruppare le forze fra, ripeto, è una squadra che è nata fra l'accorpamento di due società, Oriago e la Cellini Padova. Il gruppo si è integrato subito, tutti ragazzi molto modesti e appassionati, hanno secondo me una qualità particolare, non hanno una grande fisicità, intendo dire altezza e prestanza muscolare, però è una squadra rapida che non molla mai, hanno grinta e questi li sta portando a questo assolutamente livello. Vediamo il quadro completo del girone B del massimo campionato. Dicevo appunto Bologna in testa e poi alle spalle il tandem composto da Oriago e Cologne con il Cingoli lì ad un solo punto, ad una sola lunghezza, tutto aperto perché c'è anche Teramo, senza dimenticare Modena, che sono pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso. Prossimo turno c'è un Cingoli Bologna che è davvero, insomma, molto importante, probabilmente anche decisivo per soprattutto per quanto riguarda le chance di chiudere in testa questo raggruppamento del Bologna, mentre l'Oriago, ne parlavamo, affronta il Carpi, che squadra di grande tradizione ma che fa fatica a trovare la giusta continuità di risultati. È il momento ora di aprire una parentesi internazionale, non a caso presente come sempre nei nostri studi l'esperto, il nostro addetto stampa della Figiac, Matteo Aldamonte. Sì, era l'ultima giornata prima della sosta natalizia, poi la Champions tornerà direttamente a febbraio dopo i campionati europei di metà gennaio a Zagabria in Croazia, e proprio da Zagabria è arrivata la novità, la notizia della settimana, perché Zagabria ha centrato la prima vittoria in Champions League, l'ha fatto a spese dei campioni di Germania del Leuven. Questo è un po' il risultato più eclatante di questa giornata che come sempre ci ha regalato grandi emozioni. Allora andiamo a vedere con l'aiuto del touch la clip con i migliori 5 gol, ma iniziamo dalle migliori 5 parate. La prima non è di un portiere, è di Artem Kozakevic, giocatore del Motor Zaporozhye, è un difensore che nella fase di recupero è andato a parare quel pallone alla posizione numero 4, un mostro sacro della Champions, Arpar Sterbik, che nel giorno in cui ha ufficializzato il suo addio al Vardar ha concesso solo 15 gol agli avversari. Alla numero 3 Kevin Möller, doppia parata per il portiere del Flensburg, doppia parata che non servirà perché il Kiel vincerà il derby poi contro il Flensburg, 33-30, partita molto spettacolare. Una doppia parata anche alla numero 2, si tratta di Kudic, il portiere dello Sporting di Lisbona, anche qui grande intervento, doppio intervento anzi,
Numero 1, Andreas Wolf, è una doppia parata, ma la prima è incredibile. La prima parata è pazzesca su Glandorf, che è andato a botta sicura dai 6 metri, ha portato la gamba praticamente sotto l'incrocio dei pali, un'agilità pazzesca davvero per il portiere tedesco, portiere della Germania. Mentre andiamo ai migliori 5 gol e iniziamo con Dejan Maraskov. Numero 1, il replay ci permette di apprezzare al meglio la giocata, ha raccolto quel pallone praticamente in aria. Numero 4, e anche qui è un gol in volo da parte di Jeppson, svedese del Flensburg. Questo derby ha regalato davvero grandissime giocate. Dopo la parata del portiere raccoglie la palla in aria in mezzo a due difensori, riesce a segnare, grande gesto atletico. Guardate questo, di Diego Simonet. Dietro la schiena, spalle alla porta, io l'avrei messa alla numero 1. È un gol davvero incredibile. Alla numero 2 è tutta la potenza di Alexei Sinskel del Motor Zaporozhye, anche se, ripeto, a mio avviso quella di Simone ha già chiuso la nostra top 5, anche se la numero 1 è un altro gol incredibile di Balaguer, che fa arrabbiare molto il portiere avversario, ma è una giocata pazzesca anche lì. Raccoglie la ribattuta, approfitta della dormita difensiva, dietro la schiena il gol, insomma, spettacolo allo stato puro. Spettacolo allo stato puro, ci fermiamo, pochi istanti di pausa, lo spot promozionale, poi ritorniamo di nuovo in studio. Passiamo all'argomento Natale. Che cosa regaliamo quest'anno? Idee? Una bella stilografica personalizzata? Un calendario con i nostri prodotti. Ogni mese uno diverso. Un'agendina di pelle profilata in argento. Un classico. Un bel cesto di prodotti tipici. Scusate il ritardo, la partita è durata più del previsto. Ma come ho fatto a non pensarci? Questo sì che è un regalo originale. Quest'anno regaliamo gli internazionali di tennis. A Natale non essere scontato, regala un'emozione. Scopri sul sito tutte le soluzioni dedicate alle aziende. Bene, seconda parte di Handball Mania. Riprendiamo ora dal girone C del massimo campionato maschile, dove dominano le pugliesi. Vediamo. Amiche e duellanti, entrambe simbolo di una regione, piazze storiche ed espressione di trofei vinti tutti e tante volte. Fasano e Conversano si ergono a protagoniste indiscusse del girone C della 1 maschile. L'undicesima giornata di regular season lo conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno. Le due pugliesi staccano le inseguitrici con un ritardo minimo di 4 punti, perché chi teneva maggiormente il passo, per la precisione Gaeta, interrompe bruscamente la sua striscia positiva a sbarrare la strada alla squadra di Onelli, i cugini del fondo, in un derby che rilancia invece le ambizioni degli uomini allenati da Giacinto De Santis. Fasano e Conversano, si diceva, vincono entrambe ed entrambe contro avversari di marca campana. Per Sperti e compagni, la loro prima nel girone di ritorno, successo in casa di Benevento col risultato di 28-22. Fasano invece passeggia contro Valentino Ferrara 36-21 nel segno del giovane Dantino, miglior marcatore della contesa con 8 reti. Uomini di Ancona che confermano il primo posto momentaneo a +1 proprio da Conversano e a +5 da Siracusa, che intanto vince largamente 34-19 nel derby siciliano contro Ragusa. Devo dire che è stata una bella partita, intensa, dura ma corretta. I ragazzi non si sono risparmiati, sia i ragazzi nostri che quelli del Gaeta. Noi abbiamo giocato una buonissima difesa, è quello che ci ha permesso di attaccare con più tranquillità, di giocare con pazienza in attacco e trovare le soluzioni che avevamo provato. Ci è mancata un po' di lucidità in attacco, perché 23 gol non sono molti, sono pochi. Nel primo tempo soprattutto abbiamo avuto dei problemi in attacco e non riuscivamo a trovare gli spazi giusti. L'avevamo preparata in modo e in alcuni momenti non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. E allora ritorniamo di nuovo in studio, rapido sguardo al girone C con l'aiuto della grafica per testimoniare, insomma, il dominio pugliese. Fasano, Conversano, però occhio al Siracusa, che ha sicuramente un organico importante. C'è il Gaeta di Onelli, che sta facendo bene. Noci, Fondi, insomma, anche qui discorso abbastanza aperto. Questo girone è notevolmente salito di tono, Gianni. Sì, negli ultimi anni era un po' la Cenerentola del campionato maschile. Hanno saputo cambiare questo indirizzo che, certo, avevamo. Devo dire che, ecco, mi aspetto qualcosa in più dall'Albatro, ma probabilmente ci sono delle ragioni, perché mi sembra avuto una serie di infortuni
Credo che sarà nel lotto di quelle che entreranno nel girone dovranno trovare un posto. Un posto nelle magiche 14 squadre che poi daranno vita, finalmente il caso di aggiungere, al campionato unico che scatterà già nel 2018. È ora tempo di occuparci dell'altra metà del cielo. Partiamo però alla grande, perché sono cominciati i mondiali, Matteo Aldamonte e il suo touch. Sì, e le grandi del mondo almeno fino ad ora stanno confermando un po' quelli che sono i pronostici. Il risultato a sorpresa è stato la sconfitta di una squadra che abbiamo conosciuto da vicino, l'Olanda. Olanda che ha pagato le fatiche insomma, della vicchione contro l'Italia e ha perso la prima partita contro la Corea del Sud. Sottolineo invece un risultato importante, pareggio tra Brasile e Giappone. Brasile che è squadra ormai ai vertici mondiali, e il Giappone lo voglio sottolineare perché c'è Tokyo 2020. Esatto, insomma, sta crescendo molto. Esattamente. Un'altra nazione che sta crescendo in maniera esponenziale. Anche qua abbiamo 5 giocate molto interessanti di questo avvio di campionato del mondo con questa clip. Gol molto potente questo della Ashruk, giocatrice polacca, un gol in sottomano dai 10 anche metri. Questa, insomma, conoscenza della pallamano italiana, visto che la Polonia è stata avversaria di recente delle nostre azzurre. Alla numero 4 abbiamo Mouna Cheba della Tunisia, è un gol anche questo molto potente. Tunisia che se l'è giocata, no? Contro il Brasile. Numero 3, Frederik Gubernatis, giocatrice tedesca, Germania che sta facendo numeri incredibili in termini di pubblico, 6.000 spettatori nelle gare casalinghe, sono numeri davvero pazzeschi, ma d'altronde la pallamano in Germania è uno sport ai vertici. Questo è il gol della mancina, sopra il muro in appoggio. Numero 2, Tatiana Brnović del Montenegro, anche Montenegro vecchia conoscenza della nostra nazionale, l'abbiamo affrontata a ottobre, questo è un gran gol, direttamente pallone dall'ala al proprio pivot. Lo sviluppo del gioco, dell'azione, certo. Incredibile. E poi alla numero 1 c'è l'Olanda, c'è Stefano Polman, curiosità, fidanzata di Rafael van der Vaart, il noto calciatore, fa un passaggio al pivot incredibile, palla dietro la schiena, il replay ci permetterà di apprezzarlo al meglio ed è una grandissima giocata, eccolo lì, palla dietro la schiena, ce n'ha fatta vedere qualcosa, qualche assaggio l'ha dato anche contro l'Italia in amichevole, questa è davvero una giocatrice di altissimo livello. E a proposito di Italia, sottolineo velocemente che le nostre azzurre si stanno preparando per le prossime qualificazioni ai campionati europei di marzo, al partire dalla prossima settimana raduno a Oderzo per le nostre azzurre, che poi si trasferiranno in Francia per un torneo, in Italia formato Next Gen per Riccardo Trillini che vuole fare qualche esperimento. Ad Oderzo si sfideranno tra l'altro seconda e terza in classifica dal prossimo turno del massimo campionato femminile, ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è successo lo scorso fine settimana nel campionato di A1 femminile. Solo Salerno tiene il passo di Conversano dopo la nona giornata di Serie A1 femminile. Campane sul velluto al Palapalumbo contro la Casal Grande Padana, un 37-19 senza storia in cui spiccano le 7 reti di Lauretti e Trombetta, migliori realizzatrici della contesa sul versante campano. Conversano dalla sua resta imbattuta, le pugliesi centrano una vittoria importante in casa del Cassano Magnago, un 31-26 innato e maturato fra il finale del primo tempo e l'avvio del secondo, con le lombarde meno abili nel tentativo di annullare il divario. È un passo falso che brucia, quello incassato da Oderzo nel 21-18 subito per mano della Leonessa Brescia. Per la squadra di Laira è ossigeno puro in classifica, per le Venete uno stop pesante da metabolizzare quanto prima, in vista dello scontro interno di sabato prossimo con Salerno, big match che sarà trasmesso in diretta su Pallamano TV. A dipingere una giornata nera per le squadre venete e anche lo stop interno del Dossobuono, bloccato 27-25 da un'estensa in risalita e che aggancia 10 punti Casalgrande. Due successi interni completano il quadro della nona giornata, 24-22 del Bressanone contro Flavioni e 32-29 firmato Ariosto Ferrara a spese di Teramo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e in realtà è tutta la settimana che cerchiamo di affrontarla con questo tipo di mentalità e abbiamo preparato la partita appunto prevedendo questo tipo di difesa che ci mette spesso in difficoltà e niente, abbiamo cercato di fare il possibile. La stagione è ancora lunghissima, ma avete dato un segnale importante al campionato.
Sì, anche quella è stata una bella partita, difficile, è la dimostrazione del fatto che una squadra comunque come la nostra, che gioca insieme oramai da 4-5 anni, nonostante magari un roster inferiore rispetto a quello del Salerno, può comunque con determinazione riuscire a portare a casa una partita così importante. Abbiamo fatto troppi errori come stiamo facendo nelle ultime partite, che poi non ci permettono di arrivare a meno a giocare per vincere, perché stessa cosa a Oderzo, troppi errori dai 6 metri, anche qui forse meno dai 6 metri, ma troppi errori in fase di attacco, di giro palla, che purtroppo una squadra giovane come la nostra ci possono anche stare, però così tanti poi portano a perdere. Quando sei lì che puoi vincere, perché oggi comunque se ci credevamo forse un po' di più e facciamo meno errori potevamo farcela, ti rimane un po' di rammarico. Ed allora, attenzione, riflettori puntati sul prossimo turno di campionato. Vediamo intanto la classifica, riflettori puntati proprio sul Veneto, no? Perché c'è un Oderzo Salerno che promette scintille, spettacolo, non a caso sarà presente anche Pallamano TV con la diretta streaming. Eh sì, il campo di Oderzo è molto umorale, la squadra sta andando bene, il pubblico ovviamente sarà delle grandi occasioni, chissà che la squadra stia bene, magari... Potrebbe anche scapparci la sorpresa, sottolinea il presidente. Meglio non dirlo. Insomma, dall'alto della tua posizione. Però è giusto sottolineare come l'Oderzo, reduce da una sconfitta bruciante a Brescia, è stato un turno abbastanza equilibrato e anche con diverse sorprese, su tutte ad esempio la vittoria delle Estense sul campo del Dossobuono, insomma con un parziale importante che ha permesso alla squadra di Ferrara di poter ribaltare il risultato finale. Abbiamo visto la classifica, comanda Conversano, secondo posto Salerno, poi Oderzo e via tutte le altre. Non ci rimane altro che salutare e dare però il prossimo appuntamento, l'appuntamento della prossima settimana. Velocissimi, con le grafiche, con l'aiuto della grafica, le coordinate, ore 17 in diretta su Pallamano TV da Oderzo, la gara tra Oderzo e Iomi Salerno. Bene, grazie intanto al vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Handball Gianni Cenzi per aver accolto l'invito. Quando passi, insomma, da queste parti, lo farò volentieri. Sei sempre nostro graditissimo ospite. Grazie a Matteo Aldamonte, che ritroveremo appunto sabato in diretta da Oderzo. Per quanto mi riguarda è tutto. Handball Mania ritorna come sempre mercoledì prossimo, solito orario 19:30 e poi non dimenticate, insomma, quello che è diventato ormai il nostro motto: contagiatevi con la pallamano, che è uno sport straordinario, soprattutto molto elettrizzante. Arrivederci.